Si avvicina la Pasquetta? Prepariamo la borsetta. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi prepariamo la borsetta per la caccia alle uova, una simpatica borsetta in cui inserire, in cui i bambini potranno inserire, perché noi no, i bambini potranno inserire tutte le ovette che andranno a trovare durante la caccia al tesoro di Pasquetta, perché voi la fate la caccia alle uova a Pasquetta, vero? È un gioco divertente che consiglio a tutti, grandi e piccini, ma con un accessorio molto glamour, molto chic, molto cute. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la borsetta coniglietta come si fa. Ed ecco l'occorrente per le nostre borsette di Pasqua a forma di coniglietto. Tutti pronti per la caccia alle uova di Pasqua? Non senza le nostre borsette porta ovetti. E allora iniziamo subito. Occorrente. Il corpo sarà dato da dei piatti di carta, potete usarli anche con fantasia, io ho trovato questi totalmente bianchi e quindi li ho presi. Tra l'altro vi consiglio per le scampagnate di Pasqua di dare un'occhiata a questi piatti totalmente biodegradabili per dare una mano anche all'ambiente, non lasciate plastica in giro, mi raccomando. Quindi piatti di carta, anche quelli per le festicciole dei bambini con soggetti, l'importante è che sul retro siano bianchi. Ce ne occorreranno circa 3 taglia balza e forbici. Io per fare gli occhi userò un insieme di feltrini, sottomobili. Voi potete usare questi o potete usare anche semplicemente degli occhietti che si muovono, o addirittura potete anche disegnarli gli occhietti. Ci occorreranno anche un bulino e un righello. Ci occorrerà anche del cartoncino rosa, dei bastoncini di ciniglia, questi qui che si trovano in tutte le cartolerie, dai cinesi, un po' dappertutto, su Amazon. Su Amazon ce ne sono confezioni convenientissime, ve le linko qua sotto, perché veramente sono super super convenienti. Poi per fissare il tutto, pinzatrice e colla attaccatutto. Iniziamo subito. Come prima cosa tagliamo il nostro piatto un po' più giù del centro. Allora facciamo conto che questa sia la metà del piatto, noi lasciamo altri 3 cm, quindi tagliamo. Una volta tagliato il primo, sovrapponetelo a un altro e tagliate anche il secondo alla stessa maniera. Questi 2 pezzi non buttateli. Adesso prendiamo un terzo piatto e tagliamo la banda centrale con una larghezza di circa 8-10 cm. Quindi prendiamo il nostro bulino e il nostro righello e, appiattendo il piatto, scusate il gioco di parole, ma comunque è quello che dobbiamo fare, appiattire il più possibile il piatto, tracciamo 2 linee esterne. Faccio prima a farvi vedere che non a descrivervi, quindi una qui, lasciamo un bel pochino di spazio, e l'altra qui, in modo che questa parte possa piegarsi in questa maniera. Mettiamo da parte, prendiamo i piatti, su uno dei 2 piatti che avevamo precedentemente tagliato praticheremo un ulteriore taglio, quindi prendiamo il nostro righello e pratichiamo una linea a circa 6 cm dal bordo laterale. Dopodiché, un po' anche approssimativamente, ragazzi, non si può fare questo lavoro tutto col centimetro e non sarebbe neanche divertente, ritagliamo. Adesso quello che abbiamo sarà questo e dovremo assemblare le cose insieme. Come fare? Come prima cosa attacchiamo questi 2 pezzi con un po' di attaccatutto. Mi chiedete tutti dove la compro, io la compro alla ferramenta, ma voi potete trovarla su Amazon molto facilmente. Allego il link nell'info box e attacco i miei pezzi. E per essere certi che tutto stia ben bene al suo posto, do anche 2 punti di spillatrice, perché questa borsetta dovrà portare del peso, quindi è meglio farla un po' più sostenuta. Adesso dobbiamo far sì che
quel bordo che noi abbiamo tagliato stia all'interno della nostra borsetta. Con una matita dall'interno ricalchiamo il perimetro della borsetta, giusto per capirne le dimensioni effettive. Ok, così. Quindi pratichiamo un taglio al centro e due, ritagliamo l'eccesso così e semplicemente inseriamo la parte finale in questa maniera, facendo in modo che anche queste codine vengano ad infilarsi all'interno e ad incollarsi. Quindi cosa facciamo? Sporchiamo tutto con un po' di colla, inseriamo la prima braghetta così e anche la seconda così, e poi facciamo agganciare anche gli angolini all'interno. Quindi prima i laterali, aspettiamo 2 secondi che si attacchi il tutto ben bene, mettiamo un po' di colla sull'esterno degli angolini e ad uno, aiutandoci col bulino o con la matita o semplicemente spingendo con le mani, inseriamo all'interno, voilà, i nostri angolini. E voilà, da una parte e anche dall'altra. E questa è la visione dall'interno, quindi un vano abbastanza capiente fatto con 2 quasi mezzi piatti. Avevamo messo da parte anche la rimanenza dei piatti, bene, da questa ricaviamo 2 orecchie, le nostre orecchie del coniglio. Quindi facciamone prima una, così, e ritagliamola sagomandola ben bene in maniera dolce, ed ecco qui le orecchie del nostro coniglio. A questo punto prendo il cartoncino rosa e più o meno ricalco la sagoma della mia orecchietta, una, e ricalco anche l'altra, e da queste sagome poi le sovrappongo un po', ora capirete il perché, perché mi servirà meno. E da queste sagome io ricavo l'interno, quindi ne taglio prima una e poi sulla sagoma della precedente ritaglio anche la seconda, poi mi basterà voltarla per averle speculari, no? Adesso siamo pronte per attaccarle. Un filo di colla, facciamo ben aderire il tutto, una volta adese appiccichiamole, punto di colla e facciamo aderire, pinzettiamo, punto di colla e pinzettiamo. È arrivato il momento di creare gli occhietti. Come vi dicevo, voglio farli con i feltrini. Io ne ho di 3 dimensioni, quindi prenderò un feltrino nero, qua già vedete il mio esperimento, ne poggerò uno bianco più piccolo, quindi al di sopra di esso un altro nero un po' più piccolo, e quello che avremo sarà un occhietto vispo e simpatico. Eccolo qui. Facciamo la stessa cosa anche con l'altro. Che ne dite di un nasino? Io lo farei con questo. Arrotolando e via discorrendo questo filo di ciniglia, a cui alla fine, solo alla fine, darò una forma a V. Modellate la forma come più vi aggrada, bombatela quanto preferite e appiccichiamo il nostro nasino. Ma che carino! Adesso baffetti. Dividiamo
in due, così, non in tutta la lunghezza, come a farne tre pezzetti uguali. E apriamo la prima V, poggiamola qua e poi nel centro inseriamo anche questa. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi prendiamo l'altro bastoncino, misuriamo la lunghezza e tagliamo l'eccedenza. Voilà! E i baffi sono pronti. Anche questi si appiccicano con un punto di colla. Baffo attaccato, adesso dobbiamo guarnire il nostro coniglietto e dobbiamo fare due cose. Innanzitutto, per coprire un pochettino le graffettine, faccio passare due fili di questi bastoncini rosa nella parte centrale. Vi faccio vedere. Questo lavoro potete farlo anche con la colla a caldo naturalmente, però io per farlo fare ai bambini preferisco una colla attacca tutto se ci sono i genitori o una colla acetovinilica se sono da soli. Ora con questi ciuffetti potete decidere voi cosa fare e ora con questi al centro facciamo i ricciolini. Quindi arrotoliamo. No, vabbè, delirio. Arrotoliamo. Mancano solo due cose. Siccome è femminuccia, facciamo le cigliotte. E poi mancano i manici della borsetta. E allora prendiamo scovolini, arrotoliamoli tra loro e attacchiamole dietro le orecchie. Possiamo anche in questo caso o pinzettarle qui in questa parte di disavanzo oppure incollarle. Io come al solito farò entrambe le cose. Ed ecco quindi la nuova borsetta per la caccia alle uova. Ma ragazzi, ve la posso dire una cosa, questa è una borsetta fighissima in qualunque momento dell'anno. È molto molto sweet, come si suol dire. Riproducetela nei colori che più vi piacciono e buona caccia alle uova a tutti. Vi auguro di riempirla fino all'orlo. Guardate com'è rifinita dietro, davanti, un lavoro veramente fatto bene che accompagnerà i nostri bimbi in una giornata spensierata, possibilmente all'aperto. Tanti coniglietti per tutti nella Pasquetta di Arte per Te e noi ci vediamo subito dopo le foto. Ciao a tutti! Mia borsetta non è troppo fashion? Adesso ditemi che tutte voi non volete una borsetta così. Adesso ditemi che qualcuno non mi chiamerà, che ne so, Louis Vuitton, per avere il brevetto di questo simpatico animaletto. Guardate, dietro il vano porta ovetti bello capiente, in modo che potranno raccogliere tantissime ovette di cioccolato e poi tutti a mangiarle sotto l'albero sul prato. Faccio sempre le rime, non so perché, sarò malata. Comunque, vi piace? Io spero di sì. Fatene femmine, maschi, gialli, verdi, rossi, blu, ma riempitele tutte delle ovette dei vostri gusti preferiti. E allora, aspettando la Pasqua e la Pasquetta, comunque è un bellissimo pensierino anche pasquale, eh? Basta mettere qualche ovetto e magari un pensierino cartaceo, anche se io non sono d'accordo per Pasqua e per sui pensierini cartacei, ma vabbè, questa è una mia idea. Basta mettere qualche ovetto e potete regalarla anche semplicemente come pensierino pasquale. Io spero che la mia borsa coniglietta vi sia piaciuta. La stagione dei coniglietti continua alla grande. Se vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su, una condivisione a questo video, venitemi a trovare sui miei altri canali Ombretta e Due Cuori Una K e soprattutto vediamoci sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta! Ciao!